Sì, eccoci in diretta dal Tribunale di Pescara per la seconda giornata dedicata all'esame della lista testimoniale dell'ex coordinatore di Forza Italia Sabatino Aracco, imputato in questo procedimento, cioè nel procedimento Sanitopoli, per concussione e associazione a delinquere. Anche in questa seconda giornata Aracco ha in qualche modo voluto continuare a sostenere. Scusa, mi stanno a chiamare. Dimmi. Sì, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo in diretta dal Tribunale di Pescara per la seconda giornata dedicata all'esame della lista testi di Sabatino Aracco, l'ex coordinatore regionale di Forza Italia, accusato nel processo Sanitopoli di concussione e associazione a delinquere, solo per citare i capi di imputazione più importanti. Giornata ancora dedicata alla ex moglie Maria Maurizio, a screditare quanto detto dalla stessa Maurizio all'interno del famoso memoriale consegnato alla Procura di Pescara. In più ci sono stati anche importanti esponenti del PDL a livello regionale come Riccardo Chiavaroli, Filippo Piccone, l'ex commissario nel 2005 del partito Paolo Bartolozzi, oggi eurodeputato. Insomma, un'udienza ricca di testimonianze. Andiamo a vedere insieme il riassunto della giornata nel servizio che abbiamo preparato. Nell'aula 1 del Tribunale di Pescara, davanti al collegio presieduto dal giudice Carmelo De Santis, sfilata di politici regionali di centrodestra, ex colleghi di partito di Forza Italia e conoscenti di Sabatino Aracco. L'ex coordinatore regionale forzista ed ex parlamentare del Popolo della Libertà, assieme al suo legale, ha deciso di sfruttare la seconda giornata dedicata alla sua lista testi, principalmente per continuare a raccontare del suo rapporto conflittuale con l'ex moglie Maria Maurizio, che in un memoriale consegnato alla Procura di Pescara ha accusato l'ex marito di aver intascato tangenti dall'allora patron di Villapini, Enzo Angelini. In questo senso sono andati i racconti di buona parte dei testimoni, amici di Aracco per lo più, che hanno raccontato a vario titolo di essere stati minacciati dalla signora Maurizio, degli scontri anche fisici tra i coniugi nelle occasioni pubbliche piuttosto che in quelle private. Il consulente informatico di Aracco, Alessandro Florenzi, ha portato a supporto la trascrizione di diversi messaggi che tra il 2006 e il 2008 sono stati inviati al cellulare di Aracco e a quello della figlia della signora Maurizio, contenenti ingiurie e minacce. Sul versante più politico, sul banco dei testimoni, tra gli altri si sono accomodati Riccardo Chiavaroli, Filippo Piccone e Paolo Bartolozzi. Chiavaroli, componente storico di Forza Italia e del PDL, oggi consigliere regionale, ha raccontato del suo rapporto di amicizia con Sabatino Aracco, con il quale condivideva la stessa corrente politica, opposta a quella di Dell'Elce e dell'ex assessore alla sanità della Giunta Pace, Vito Domenici, imputato in questo processo. Chiavaroli ha parlato degli sms ricevuti dalla Maurizio contenenti minacce personali, degli screzi tra Aracco e la ex moglie nella sede del partito e poi del commissariamento di Paolo Bartolozzi arrivato in Abruzzo alla vigilia delle elezioni regionali del 2005. Ha detto di un Enzo Angelini che si lamentava della nomina di D'Annunzio proveniente dalla casa di cura Pierangeli alla guida dell'assessorato alla sanità e più in generale della scarsa attenzione data dal partito azzurro alla sua attività, nonostante la vicinanza del patron di Villapini al movimento di Berlusconi. Sul famoso contributo di 500.000 euro al partito, oggetto anche questo dell'attenzione della Procura di Pescara, Chiavaroli ha detto che Paolo Bartolozzi andò a trattare direttamente con Angelini, dati i rapporti negativi con Aracco. Una circostanza confermata dallo stesso Bartolozzi, che però ha negato di aver mai trattato cifre con Angelini, il quale, anche con lui, si lamentò della conduzione del partito da parte di Aracco e chiese, ottenendolo, prima di erogare il contributo, un incontro con l'allora coordinatore nazionale Sandro Bondi, al fine di rappresentargli la mala gestione del partito in Abruzzo. Filippo Piccone, attuale coordinatore regionale del PDL, invece ha raccontato dei rapporti d'affari tra Venceslao Di Persio e Aracco per la costruzione del centro commerciale di Celano, città di cui allora era sindaco. A domanda dei pubblici ministeri ha risposto anche sulla dazione da 600.000 euro che secondo la procura Piccone avrebbe erogato ad Aracco per essere sponsorizzato presso Andrea Pastore per la candidatura alle politiche del 2006. Piccone ha detto di averla presa dai giornali
Vitali ha negato di aver dato soldi ad Aracu, mentre ha confermato di aver fornito alcuni infissi prodotti dalla sua ditta all'ex coordinatore forzista per la sua casa di Pescara, smentendo la stessa prassi per le ristrutturazioni romane, per le quali ha detto di essere stato pagato. Rispetto a quanto detto nel servizio, dobbiamo aggiungere che Luigi Conga, l'ex manager della ASL di Chieti, imputato in questo processo, si è sentito male, è stato ricoverato per un breve tempo in ospedale e dunque slitta l'ascolto della sua lista testimoniale. Mentre per quanto riguarda i big politici che dovevano essere presenti oggi, cioè Sandro Bondi e Fabrizio Cicchitto, quest'ultimo è stato depennato dalla lista testimoniale assieme a tantissimi altri testimoni sempre della lista Aracu. Dunque si procederà in questo modo: l'8 aprile la prossima udienza, mentre il 10 verrà ascoltato Sandro Bondi. Per il momento dal Tribunale di Pescara è tutto, la linea può tornare allo studio.